19 marzo, San Giuseppe, la festa del papà. Beh, mi trovo certamente in una bellissima location, i falò che poi troviamo in vari punti della città che daranno vita ai tradizionali falò. Devo dire quest'anno organizzati in modo davvero puntuale e preciso, la tradizione che si unisce appunto al rispetto alla civiltà. Ma al di là di questo, ecco, il mio augurio nei confronti di tutti i papà, soprattutto quelli in difficoltà, quelli che vivono il dramma occupazionale, il dramma della separazione, il dramma della malattia. Il mio pensiero verso quei papà che vorrebbero dare di più ai propri figli, ma per le situazioni concomitanti, contingenti, non possono farlo. L'augurio di essere forti, di stringere i denti e di avere la certezza che l'educazione che si sta dando porterà i frutti, perché poi i figli, le figlie, i piccoli di oggi saranno sicuramente il bastone della vecchiaia, se avranno appunto ricevuto validi insegnamenti. Il pensiero ai papà che non ci sono più. Beh, questo è un silenzio assordante, è un vuoto che certamente il tempo non potrà cancellare ed è un vuoto che diventa ancora più forte, più assordante appunto in occasione di certe ricorrenze. E non posso non ricordare mio padre, deceduto nel 2020, sottufficiale della Marina, motorista navale, vittima del dovere, che ha sacrificato la sua vita per lo Stato e per la famiglia. Devo ricordarlo, devo ricordare papà, me lo ricordo in divisa come se fosse ieri, devo ricordare papà che accudiva mia mamma invalida. E ti saluto papà, ti abbraccio, io qua giù e tu lassù, ma penso che questo mio ricordo e questo mio sentimento riguardi tutti i figli che non hanno più un padre. Una felice festa del papà a tutti i papà, in modo sincero, vero, dal più profondo del cuore.